La scuola Nuti ha partecipato alla Festa Nazionale dello Sport scolastico. Come è andata? Sicuramente è un orgoglio per questa scuola. Sì, è motivo davvero di grande orgoglio, perché credo che davvero si siano guadagnati una grande opportunità, perché lo sport è veramente, non si tratta tanto di vincere, ma è veramente affrontare le sfide una ad una, e loro sono andati molto avanti e noi siamo contenti davvero che abbiano potuto anche poi condividere questa esperienza con tutta la scuola, che di fatto fa da tanto tempo e svolge attività di promozione dell'attività sportiva, appunto, per i ragazzi non solo della scuola secondaria di primo grado, ma per tutto l'istituto, e in particolare anche di pomeriggio i docenti sono impegnati in attività di sportive, e quindi anche la loro preparazione poi ne beneficia indubbiamente. Lei è uno degli insegnanti che ha accompagnato questi ragazzi in Abruzzo. Quanti giorni avete passato e quanti sono i ragazzi che hanno partecipato? Allora, noi siamo stati dal 22 fino al 26 a gareggiare con tutte le 21 regioni dell'Italia, e abbiamo fatto una prima fase a gironi dove abbiamo incontrato Veneto e Basilicata, e una seconda parte dove abbiamo incontrato Trento e la regione Lazio. I ragazzi sono stati molto bravi, in un crescendo, diciamo così, di bravura, di impegno, di partecipazione, quindi è stata un'esperienza molto molto significativa, molto importante. Che cosa vi ha lasciato questa esperienza? È stata un'esperienza sicuramente positiva, perché ha fatto capire ai ragazzi che attraverso l'impegno, attraverso la voglia di raggiungere un risultato, possono ottenere tutto quello che vogliono, ed è quello che poi deve servirgli anche nella vita, quello di affrontare qualsiasi impegno con le loro massime capacità, con la loro voglia di vincere, con la loro voglia di mettersi in gioco. Ecco. Sono parecchie le iniziative che fate per lo sport. Le attività che si svolgono durante l'orario curricolare sono tante, tanti progetti con cui collaboriamo con le società sportive, poi noi li proseguiamo nei pomeriggi sportivi con famosi gruppi sportivi, dove andiamo a selezionare poi i ragazzi per poterli far partecipare ai campionati studenteschi, che prevedono diverse fasi, cioè la fase provinciale, se si supera c'è quella regionale, se si supera si va alle nazionali. Le nazionali dei campionati studenteschi sono una piccola olimpiade, erano presenti più di 2000 ragazzi, quindi tutte 20-21 le regioni d'Italia, e tutti questi ragazzi in un villaggio olimpico. E per noi e anche per i ragazzi potersi confrontare con altri ragazzi di altre regioni, potersi conoscere, penso che i ragazzi abbiano veramente sentito quello che è il senso dell'appartenenza alla scuola e, diciamo, alla loro regione, alla loro nazione. È stata un'esperienza molto divertente, anche poi portare la bandiera della nostra regione alla festa di apertura. È stato molto emozionante poter rappresentare appunto la nostra regione a questa manifestazione davvero molto importante. E tu invece che ruolo avevi? Schiacciatore. Tu? Schiacciatore. Avete conosciuto anche altri ragazzi in queste giornate? Sì, non solo di quelli che, diciamo, stavano nelle camerate vicino a noi, ma anche sempre dello stesso villaggio, ma anche di altre regioni, sì.